Ancora una volata al giro, ancora la maglia rosa nelle prime posizioni a controllare la corsa e a tentare, perché no, di vincere la tappa. Ieri terzo, oggi secondo, continuano i piazzamenti per Alessandro Petacchi, battuto in volata dall'australiano McEwen. Vincere in maglia rosa penso che sia il sogno di qualunque corridore, purtroppo oggi non si è realizzato per pochi centimetri e mi dispiace veramente. Io l'altro giorno ho sentito Mario quando ha detto io mi dà fastidio perdere e la sconfitta non l'accetto, e anch'io sinceramente aver perso oggi così mi ha dato fastidio, però dall'altra parte c'ho sempre la maglia rosa addosso e niente, spero di conservarla ancora fino al terminillo, anche domani sarà una tappa abbastanza impegnativa, quindi vedremo. Ed impegnativa è stata la tappa odierna per Mario Cipollini, il campione del mondo, ancora una volta è arrivato staccato dal gruppo dei migliori. Diciamo comunque che questo percorso non era proprio eccezionale per noi velocisti, sembrava che non fosse impegnativo, ma invece il finale ci voleva una grande condizione. Sicuramente fossero stati tutti con me probabilmente saremmo riusciti a rientrare, comunque non ho grossi rammarichi perché la condizione in questo momento non è quella che vorrei, speriamo nel futuro. Ma domani è già tempo di rivincite per Super Mario, nell'unica tappa tutta siciliana dedicata ancora una volta ai velocisti, 176 km da Messina a Catania.